Nuova donazione di Rimini Solidale Onlus alla terapia intensiva neonatale dell'ospedale Infermi. Si tratta di un ecografo con sonda lineare per posizionamento ecoguidato dei cateteri venosi centrali. La venipuntura guidata da ultrasuoni sta rapidamente diventando la tecnica standard per raggiungere una linea centrale in neonati e bambini. L'ecografia offre la possibilità di scegliere l'accesso venoso più appropriato e più sicuro, oltre ad eseguire una procedura sicura al 100%. L'ecografo donato da Rimini Solidale Onlus, del valore commerciale di circa 23.000 euro, è un apparecchio portatile modello Sonos Item Turbo completo di carrello ergonomico con garanzia di durata di 5 anni. La dotazione di sonda lineare consente di operare con maggior sicurezza per l'applicazione dei cateteri venosi centrali, specialmente in pazienti di piccole dimensioni come sono i neonati, specie se pretermine. Oggi abbiamo celebrato la donazione di questa apparecchiatura molto innovativa, tecnologicamente avanzata, ancora una volta per la terapia intensiva neonatale. Noi dell'associazione Rimini Solidale abbiamo fatto un'ulteriore donazione e oggi abbiamo anche celebrato un po' i 10 anni da quando il 9 giugno 2008 abbiamo donato la TAC multistrato, quindi la prima donazione che questa associazione, fondata appunto 10 anni fa, ha fatto. Quindi siamo riusciti a continuare da quella volta questa serie di donazioni per l'USL. Negli ultimi 3 anni abbiamo donato apparecchiature per la neonatologia, quindi si è creato un rapporto di affiliazione, di fedeltà, di stima reciproca con il reparto di neonatologia. E questo penso che sia anche una goccia del rapporto tra pubblico e privato, del rapporto e della valorizzazione che, così come gruppo di privati, un'associazione totalmente privata che fa queste donazioni, questo rapporto di fiducia con la sanità di Rimini, che col dialogo diretto si è incrementato.